studiando e analizzando la partitura si possono spiegare tantissimi elementi, la struttura dei numeri musicali, la connessione testo-musica, così come il perché vengono utilizzate alcune tonalità piuttosto che altre. Ma in realtà è tutto secondario a ciò che di quest'opera non possiamo spiegare e che è proprio l'elemento che in qualche modo affascina da ormai secoli e che è proprio l'elemento melodico. Un compositore può imparare qualsiasi cosa, può imparare a sviluppare il materiale musicale, può imparare a sviluppare una struttura. Quello che nessuno potrà mai insegnargli è come scrivere una bella melodia, una melodia universale. Mentre l'arte ha sempre una percezione soggettiva, no? Ognuno di noi la percepisce a modo proprio. Esistono però delle cose che sono oggettive e universali, belle, come per esempio le melodie belliniane. Quindi la domanda è: perché la sonnambula ha ancora questa attrattiva? La risposta è questa.